permettetemi in primis di ringraziarvi tutti per essere arrivati fino a qua, nonostante il clima siberiano che abbiamo fuori oggi. E oggi per noi questa sera è una serata molto importante, perché l'argomento che andiamo a discutere è un argomento che ci tocca molto da vicino e riteniamo appunto fondamentale anche come argomento da mettere al centro della discussione. La questione e la tematica che andremo ad affrontare dentro l'assemblea incontro di questa sera è quella del rapporto tra diritto, diritti e norme, quella del rapporto tra legalità e legittimità. Una questione che sappiamo benissimo, non chiuderemo con una discussione qua tra noi questa sera, perché è un rapporto aperto da decenni se non da più tempo, e che però periodicamente si ripropone con forza, in particolare in un territorio complesso come quello anche in cui viviamo, com'è la città di Padova. E siamo partiti appunto dall'idea di costruire un incontro dibattito attorno a questa tematica, ma quello che la realtà, quello che l'attualità ci ha restituito anche nel corso di queste ultime settimane, di questo ultimo mese, ci ha fatto riflettere sul fatto appunto che non si poteva discutere di questo argomento se non mettendo al centro quella che è la vicenda dei rifugiati nella nostra città, ma anche in tutta Italia. In particolare quella che è la vicenda padovana dei 5 arresti che sono avvenuti 2 settimane fa e che oggi hanno visto, dopo l'esame di martedì, l'assegnazione degli arresti domiciliari che i 5 rifugiati stanno scontando presso l'associazione Razzismo Stop. E parlare di questa tematica per noi non significa e non ha significato cambiare il senso o appunto la tematica stessa dell'incontro, anzi penso che appieno quello che è successo, quello che adesso anche Nicola ci racconterà, ci spiegherà, riguarda proprio il rapporto tra legalità e legittimità, riguarda appieno appunto quel rapporto tra istanze di cambiamento, tra conflitto e norme e risposte diciamo meramente schiacciate sul piano giuridico. Per cui non voglio rubare altro tempo, passo direttamente la parola a Nicola. Permettetemi prima di iniziare di ringraziare da subito il giudice Palombarini, Papadio per essere qua con noi, l'avvocato Aurora D'Agostino, Nicola Grigion e Luca Casarini.